Lavoro sul campo e tanta voglia di fare bene. Sono questi gli ingredienti della nuova superga di Mister Antonelli che si prepara per il derby interno contro la Quattro Castelli. Siamo con il tecnico della Superga Andrea Antonelli. Allora, domenica è arrivata la prima sconfitta, ma al di là di questo, comunque penso che il bilancio della tua squadra fino a questo punto della stagione sia assolutamente positivo. Sì, diciamo siamo partiti abbastanza bene. Domenica sfortunatamente è venuta questa sconfitta, ma prima o poi doveva arrivare. Perciò meglio questa che con le nostre dirette avversarie, diciamo, per la classifica dove stiamo ora. Domenica ti aspetto un'altra sfida difficilissima, un derby contro la Quattro Castelli Valnerina. Che gara sarà secondo te? Diciamo una gara difficile, loro è un'ottima squadra costruita per vincere il campionato, noi è una squadra di giovane, tutti i ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile, più qualche anzianetto, diciamo, poi anzianetto, il più anziano c'ha 33 anni, perciò, sapete, perciò ce la giocheremo fino all'ultimo, poi quello che verrà verrà. Noi, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza prima possibile, poi vedremo. Qual è il giocatore che vorresti togliere a Mister Mattioli? Beh, diciamo un paio, Virgili forse e Mauri. Ma dove vuole arrivare questa superga, Andrea? L'ho detto, noi la salvezza prima possibile, poi quello che viene viene, non ci abbiamo. Fortunatamente la società non ci fa grosse pressioni, perciò dove arriviamo, arriviamo. Certo, più ci arriviamo è meglio sia per me che per i giovani, anche perché per loro è una vetrina, perciò meglio facciamo e meglio è. Qual è la tua favorita per la vittoria finale del campionato? Diciamo, per le squadre che ho visto fino a questo momento, la Quattro Castelli e la Sellanese. Dicono che ha un buon organico anche il Sant'Elario, però ancora non l'ho mai vista, perciò è una squadra da temere. Un gruppo giovane che partita dopo partita ha scalato la classifica, rimanendo imbattuta fino alla settimana scorsa. Daniele Fedeli, difensore. Marco Evangelisti, centrocampista. Casini Michele, difensore. Walid Ododes, centrocampista. Andrea Nicosia, attaccante. Simone Cittadini, attaccante. Cavoccia Andrea, centrocampista. Gianpaolo Sensini, secondo allenatore. Scarazzi, numero 9. Marco Evangelisti veste il ruolo della chioccia ed è pronto a dare il massimo anche domenica contro i cugini della Quattro Castelli. Siamo con il vice capitano della Superga, Marco Evangelisti. Allora, una sconfitta che purtroppo è arrivata, anche se il mister ha detto che prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Adesso l'importante sarà ripartire subito contro le Quattro Castelli. Sì, esattamente. Già da domenica ripartiremo tutti quanti per cercare di fare almeno un risultato positivo. Vediamo un attimino di preparare bene questa partita, questa settimana e affrontare la partita domenica con i Quattro Castelli. Com'è andato questo tuo ritorno qui alla Superga dopo l'esperienza di Ferentillo? Come ti trovi? Bene come al solito? Sì, i ragazzi già li conoscevo da tempo, per cui con il mister Antonelli quest'anno abbiamo iniziato, diciamo, questa nuova avventura. I ragazzi sono tutti giovani, per cui chiaramente bisogna un attimino valutare l'aspetto, l'età, diciamo, ecco. Però per adesso va tutto bene. Ti piace fare da chioccio a questi ragazzi? Esattamente, sì, è un ruolo che è una bella cosa, sì. Per chiudere, chiediamo un pronostico sui due derby di sabato e domenica a Mister Antonelli. Sabato a San Paolo di Beroide va in scena la sfida tra la Vigor Spoleto e la Bacigalupo e poi domenica voi appunto affrontate la Quattro Castelli. Allora, per sabato è una bella sfida, due buone squadre. Certo, per noi sarebbe un pareggio, sarebbe ad hoc. E per domenica contro la Quattro Castelli io do l'uno fisso, però si vedrà.